L'ammiraglio Byrd, reduce in patria dalla sua seconda spedizione al Polo Sud, dopo essersi accomiatato dai membri della spedizione, ha voluto salutare anche le bestie che gli sono state compagne d'avventura nell'Antartico. I fedeli preziosi cani da traino, un toro nato nel circolo polare che non ha ancora mai visto un prato verde. Un'iguana del Sud America, presa a bordo durante il lungo viaggio di ritorno, e i buffi pinguini imperatore, che a stento si sono potuti mantenere in vita attraversando le zone tropicali.